Ciao uomini e donne da off-road, come va? Sono Raffo. Mi sono accorto che non vi ho mai presentato il mio Defender. Eh sì, perché ci sono un sacco di video che riguardano tante cose, ma mai un video che presenta in effetti il mio Defender 90 motorizzato TD5. Come tutti i buoni fuoristradisti, ho voluto dare un nome al mio mezzo e si chiama Async, scritto A-SYNCH. Nel mio lavoro che facevo una volta, la post produzione video significa sincronizzazione, quindi io sono sincronizzato con lui e lui con me, insomma mi piaceva e gli ho voluto dare questo nome. Senza perdermi in chiacchiere vi mostro subito il mezzo. Allora cominciamo bene, visto che sono seduto sul posto di guida, dal cruscotto. Potete vedere che ho aggiunto un sacco di strumentazione sia analogica che digitale, proprio per tenere sotto controllo tutti i parametri vitali del mezzo. Trovate la misurazione dei bar della pressione del turbo, un contagiri, la temperatura dell'olio del riduttore, un display che indica la temperatura dei gas di scarico, molto importante se si viaggia nelle regioni o negli stati al caldo, un sacco di altri tasti che sono comandi di luci, blocco del differenziale e chiaramente un CB che serve per comunicare con tutti gli altri mezzi con cui magari viaggio. Anche il volante è stato sostituito all'originale per una questione di comodità, ma soprattutto di bellezza. E quello originale è veramente un padellone gigante tipo camion e non è per nulla comodo. Con questo qui riesce a manovrare un attimino meglio, anche se la posizione di guida del Defender sapete che non è il massimo, perché è concepita dall'altra parte e quindi adattata alla parte sinistra europea. Negli anni ho poi affrontato un sacco di altre modifiche di meccanica, di motore, di estetica, protezioni, verricello e quasi quasi ve le mostro. Intanto vi dico che un sacco di modifiche che ho fatto al mezzo potete trovarle su questo video che vi sto linkando quassù, dove mostro la preparazione completa del mezzo dal punto di vista tecnico, quindi l'assetto, il motore, anche un po' la camperizzazione. Si vede anche la prova sul banco rulli per vedere quanta potenza ha. Insomma, è un video più dedicato alla tecnica. Se volete vederlo, perché no? Ma sicuramente cominciamo dal cassone. Come potete vedere è stato camperizzato, quindi si tratta di un Land Rover Defender 90 autocarro che dietro sostanzialmente non aveva nulla. E allora con del multistrato marino ho creato dei mobiletti per stivare tutte le cose che servono per un viaggio. Io principalmente ho voluto dedicare la realizzazione del mezzo, quindi la camperizzazione e tutto il resto, ai viaggi, perché mi piaceva questo. Poi in quest'ultimo anno in verità mi sono trovato a lavorarci tantissimo e ho cambiato un po' la configurazione e tutto quello che c'è all'interno. Vedete che il mezzo è fatto a scomparti, ci sono cassetti, antine, un sacco di posti per storare tutto il materiale, qualsiasi esso sia. E qua all'interno solitamente posiziono delle valigie, dei case di alluminio o di plastica, stagni che possono anche essere messi sul portapacchi, che mi aiutano a portare in giro i vestiti, il mangiare e un sacco di cose che possono sempre essere trasportate, come ad esempio i ricambi che magari sistemo sul tetto per una comodità. Anche perché si spera di non doverli utilizzare, nel senso che magari non hai rotto nulla e il viaggio è andato bene. Però visto che è una valigia che non viene utilizzata spesso, allora solitamente la sistemo sul tetto. Qua sotto c'è un serbatoio di acqua da circa 100 litri. Questo qui è il tubo di carico che arriva fino a fuori con un bocchettone che adesso vi mostro. E ha una pompa tipo quelle da camper che si utilizzano anche nella nautica, che è stivata là sotto e che mi serve per fare la doccia, lavare i piatti, comunque per avere la comodità dell'acqua durante un viaggio. Ecco, vedete, questo qui è il bocchettone di carico, da qui si carica l'acqua. L'ho fatto così alto proprio per sfruttare la caduta e far riempire il serbatoio completamente. Qui in alto invece c'è l'appoggia doccino. Qui sistemo il tubo per farmi la doccia o comunque per utilizzare l'acqua in esterno. In questo mobiletto qua sopra c'è il tubo che
si aggancia. Adesso vi faccio anche vedere, vedete, ha un innesto, si gira e poi alla sua altra estremità ha il doccino e qua dentro si infila. Ora con una mano, ragazzi, sembra che faccio fatica, ma è solo la scomodità. Vedete, all'interno del vetro ho sistemato il tasto che serve ad accendere la pompa per l'acqua. Ho installato poi un compressore che mi serve per gonfiare le gomme, per pulire eventualmente qualche accessorio. È comunque un piccolo compressore a 12 volt con il serbatoio, lo vedete? Ed è comunque un accessorio che quasi tutti noi fuoristradisti utilizziamo, quindi non può mancare. Ho installato poi, ormai diversi anni fa, un serbatoio ausiliario per il gasolio. Si tratta di un serbatoio del modello 200 TDI, sempre del Defender, e mi ha permesso di raggiungere un'autonomia pazzesca, perché questo serbatoio ha incrementato di circa 60 litri l'autonomia del mezzo, e quindi per viaggiare è sicuramente ottimo. Trovate tutto il processo di lavorazione sul solito filmato di preparazione fuoristrada 4x4. C'è poi chiaramente un invertitore di corrente da 12 a 220 volt con un sistema di cablaggio che mi permette di avere la corrente un po' dappertutto. Vedete, qua ci sono delle prese che posso portarmi in giro, qua dentro ci sono circa 10 metri di cavo più altri componenti utili durante la sosta per la notte o anche per un paio di giorni sul mare, in montagna, dove si vuole, insomma. Quello scatolotto che vedete lì a sinistra contiene tutti i relay fusibili utili all'impianto elettrico ausiliario, in modo da portarli verso l'alto per un eventuale guado, che mai farò perché sono stracontro, ma soprattutto per tenerli tutti quanti insieme in una scatoletta che almeno racchiude tutta la parte elettrica. Se dovesse avere un problema, so che devo andare a guardare là dentro e non cercare in giro fusibili e connettori vari da sistemare. Da questo lato invece c'è la parte della cambusa, chiamiamola così, quindi tutti i piatti, il fornellino a gas, eccolo qua, e un piccolo fornello a 12 volt per scaldare la brioche al mattino. Vuoi non scaldare la brioche al mattino? Assolutamente no, la brioche al mattino deve essere calda. Sul portellone poi, come facciamo tutti, c'è sistemato una piccola tavola di legno che, una volta abbassata, vedete, funge proprio da tavolo per cucinare, per mangiare, insomma, è comodo per fare un sacco di cose. Qui c'è uno sgabellino che ripongo qua, che di solito viene utilizzato per il bagno. Sì, lo so, fa ridere, ragazzi, però se pensate a un fuoristradista in mezzo al nulla, deve anche andare in bagno. Io voglio andare in bagno comodo. Il mezzo poi ha delle luci di servizio che servono per cucinare o alla sera quando il campo è in un posto sperduto completamente al buio. L'impianto fa sì che le due batterie siano separabili e di conseguenza una, rimanendo sempre carica per l'avviamento, l'altra può completamente scaricarsi per tutti i servizi. Servizi che comprendono anche due pannelli solari per caricare le batterie durante la sosta. Sono sistemati uno sopra l'altro, vedete, e quando mi fermo li sposto e diventano due pannelli da 100 watt, che sono un gran bel viaggiare per ricaricare la batteria durante la sosta, appunto. C'è un video, anzi sono due, un video separato in due parti, che vi spiega tutto il cablaggio e la sistemazione dell'impianto dei pannelli solari. È sempre collegato qua sopra, lo potete cliccare, se avete voglia di andarlo a vedere fatelo, perché è veramente utile. All'interno dell'abitacolo c'è sistemato un frigo a 220 e 12 volt, quindi è bivalente. Ha la possibilità di raffreddare e di riscaldare anche, quindi adesso che siamo in inverno posso anche tenere qualche bevanda al caldo. Ho voluto poi sistemare due bei sedili comodi per viaggiare, perché quelli originali non sono per nulla comodi e tutti quanti li sostituiamo.
In effetti con questi qui viaggiare su un percorso magari un po' accidentato ti permette di rimanere bello incollato alla guida e sicuramente riesci a percorrere molti più chilometri, a sopportarli meglio, soprattutto con la schiena. Il Defender poi, come potete vedere, ha subito negli anni tantissime modifiche, sia per la parte estetica, come vi dicevo, quindi cerchioni, cantonali, protezioni, luci, bull bar anteriore con verricello, paraluci, qualche sostituzione di fari giusto per bellezza, il mandorlato sul cofano, le prese d'aria diverse, il cofano che, se lo avete riconosciuto, non è quello del modello TD5 ma del TD4, ma ho preferito sostituirlo più che altro perché è in vetro resina, quindi molto leggero, e ho tolto parecchi chili di peso dal mezzo, che per viaggiare quando sei stracarico non è per niente male. E in effetti su quel video che vi dicevo all'inizio di preparazione del mezzo si vede anche l'eliminazione di alcuni componenti che portavano solo peso e per viaggiare non erano granché utili, come per esempio parte dell'assetto che una volta era estremo, il mezzo era alto 15 cm in più, aveva staffe di ammortizzatori molto più grandi, puntoni molto più grandi, però per viaggiare, ragazzi, non era il massimo e avevo veramente troppo peso in più e troppa altezza, che per affrontare le dune o un viaggio impegnativo non è il massimo. Non monto distanziali perché ho spiegato parecchie volte in tanti video che distruggono i cuscinetti e allargano talmente tanto la carreggiata del mezzo che spesso si incappa in multe e sanzioni, ma soprattutto per il fatto che si rompono cuscinetti e assolutamente non sono una grande cosa. Nel video di preparazione fuoristrada, linkato sempre qua sotto nella descrizione, trovate proprio un motivo valido per non montarli se lo andate a guardare. Ho poi sostituito anche tutto l'impianto frenante per la sicurezza, eliminando addirittura tutto il modulo dell'ABS e quindi togliendo un sacco di peso. Ho voluto adattare cerchi in lega con tutto il sistema della catena cinematica, della meccanica completamente sostituito, quindi semiassi, giunti, flange, differenziali, coppie coniche, tutto sostituito, la macchina è tutta rinforzata, il cambio purtroppo è rimasto quello originale, ma quello bisogna tenersi. L'importante è rinforzare tutto senza andare a distruggere il mezzo, soprattutto perché i ricambi originali sono molto più leggeri e te li puoi portare un po' in giro dappertutto. Questi qui, i semiassi rinforzati, essendo molto più grandi, molto più pesanti e molto più costosi anche, portarseli dietro come ricambio, insomma, ti occupa veramente tanto posto e tanto peso. Vi dicevo, l'impianto frenante comprende tubi aeronautici, dischi baffati con pastiglie in Kevlar e tutto comunque il sistema rifatto per una frenata migliore e più sicura. Il sistema frenante comprende i tubi che vi dicevo prima, qui solitamente è montato il modulo ABS che ora non c'è più. Le gomme, che non sono la misura originale, queste qua sono delle 285, originali Defender porta delle 7,5, sono molto strette, perfette per la sabbia e per non appesantire troppo la meccanica del mezzo, ma che ci volete fare, l'estetica conta un sacco e allora gomme enormi tassellate con scritte bianche, un po' tamarre, lo so, però molto belle. Queste qua sono delle KM2 della BF, toste, si consumano un pochettino, forse troppo, con il caldo, però ragazzi, che gomma. Ho voluto poi adottare uno snorkel safari, in questo caso c'è montato il cappello ciclone che serve a filtrare la sporcizia iniziale come foglie, sabbia e sporco in generale, e all'interno del vano motore poi c'è un filtro tipo KN normalissimo che ha però un potere traspirante maggiore. Dentro il cofano non è cambiato granché, soltanto soluzioni per migliorare il motore. Qui potete vedere un buco su questa piastra di contenimento del calore verso il tubo di carico dell'aria dal filtro. L'ho bucata semplicemente per far sfogare meglio il calore che poi fuoriesce da questi fori creati sempre da me. Cosa succede? Di conseguenza il motore si raffredda in maniera eccellente e ti puoi permettere di dargli un pochettino più di gas quando sei veramente sulla sabbia, sulle dune,
il motore si surriscalda un pochettino meno, perché questo sistema crea un ricircolo d'aria sicuramente vantaggioso per tutto il vano motore. Qui potete vedere la sistemazione di un rilevatore di temperatura dell'acqua diverso dall'originale. Sul frontale poi, oltre al verricello, vedete anche altre due luci che servono a migliorare la profondità di visione. Ora, io non ho ancora effettuato l'upgrade per quanto riguarda i LED, perché non ho ancora tutta questa spesa utile da voler affrontare, ma prima o poi... Qui c'è una fantastica pala leggerissima che serve sia a spalare la sabbia, ma anche la neve. Mi è capitato spesso di doverla spalare, perché come vedete sono in un parco che gestisco, bellissimo, e anche qui vi dico, andate a vedere il link che vi sto mostrando qua sopra, perché sono una serie di vlog che mostrano tutto il parco, tutti i lavori che sto facendo e la possibilità anche di venirmi a trovare. Il verricello montato sul bull bar a cavo tessile, proprio perché ce ne può stare molto di più, molti più metri, e sicuramente è molto più leggero. Ha una manutenzione diversa, deve essere manutenuto con molta più cura, perché si può sfilacciare e quindi rompere, ma come peso e qualità secondo me non c'è storia. E anche qua vi dico, c'è un video sempre linkato qui in alto che parla delle differenze tra cavo d'acciaio e cavo tessile. Andatelo a guardare se avete dubbi, perché vi può dare un sacco di consigli utili. Sul mezzo poi sono montati tantissimi altri accessori che sono utili per il recupero. Questa è la binda che serve a sollevare il mezzo. All'interno di questo vano potete vedere tutto il materiale per il recupero, quindi il cavo del verricello, le strop, la taglia e un sacco di altri accessori utili, anche guanti e sicuramente poi un sacco di cose che riguardano i ricambi, ecco. Vedete qui addirittura c'è anche un piccolo crick a bottiglia idraulico, dove la comodità di sollevare il mezzo è sicuramente maggiore rispetto alla binda quando sei su asfalto, ecco, è molto più semplice utilizzare questo. E poi vabbè, qualche boccetta di olio, qualche piccolo ricambio, adattatori per la binda, insomma un vano che serve per adesso più che altro a storare tutto questo materiale. Quando si viaggia poi qualcosa viene sostituito come spazio per il cibo soprattutto. In effetti ora, visto che sto utilizzando tantissimo il mezzo per lavoro, ho sistemato all'interno un sacco di valigie pronte per l'attrezzatura, quindi dalla semplice moletta al seghetto alternativo a tutta una serie di attrezzi. Il mezzo ultimamente mi serve veramente tanto per lavoro e di conseguenza è pieno di attrezzi. Nella parte alta del cielo del cassone tengo un materasso che ho realizzato io, con della gomma piuma da 6 cm e un rivestimento con sfoderabile con la zip. Mi serve da materassino e dormo dentro una tenda 2 seconds, quella che si lancia al volo. Perché la tenda 2 seconds? Perché è veramente leggera e posso metterla un po' dappertutto. Ho provato la Overland, quella sul tetto che si apre, comodissima, bellissima, ma in un viaggio, vi ho spiegato tante volte in tanti video, ha piovuto tantissimo e di conseguenza dopo 2-3 giorni l'abbiamo dovuta chiudere bagnata, che ha cominciato a fare la muffa e un odore tremendo, non ci si poteva più dormire dentro, abbiamo avuto un sacco di problemi e ho voluto abbandonarla e quindi venderla. Tenete conto che la tenda Overland pesa 50 kg, che sul tetto assieme ad altro materiale non vanno mai bene perché ti alzano tantissimo il baricentro. La 2 seconds secondo me è perfetta. Forse il top sarebbe con un mezzo più lungo, quindi un 110 o un Pajero più lungo, piuttosto che un HDJ 100 Toyota, insomma un mezzo più grande sarebbe dormire dentro. Però nel 90 è difficile se camperizzi come ho fatto io, di conseguenza la tenda è la soluzione migliore. Sul tetto ho un portapacchi molto ben costruito, con l'attacco centrale per la gomma, che oltre ai pannelli solari ha delle luci frontali con il loro attacco. È un ottimo prodotto, anche qua vi dico, andate a vedervi il video sul canale. Lo so, è pieno di video sul canale e in effetti recensiscono ogni accessorio, quindi se avete voglia andate a vedere anche quello del portapacchi, perché a seconda dell'accessorio che avete e necessitate si può cambiare l'attacco
e come in questo caso la binda si possono attaccare le piastre da sabbia, la pala, il piccone, le taniche per il carburante, insomma veramente un portapacchi costruito da Dio, molto solido, con 4 attacchi. Di solito il 90 ne porta 2 o massimo 3 e di conseguenza capite che il peso che si può stivare al di sopra di esso è veramente tosto, anche se lo sconsiglio per una questione di baricentro troppo alto. Con questo mezzo così preparato ho fatto qualche viaggetto giro per il mondo, anche in Africa. Trovate nella playlist viaggi una serie di piccoli documentari on the road con il mio lupo cecoslovacco Musa. Siamo stati in Corsica, siamo stati in Marocco, siamo stati in Grecia su un'isola bellissima sperduta, insomma andateveli a vedere, perché se avete intenzione di fare qualche viaggetto, qualche meta particolare, sicuramente possono darvi un buono spunto. Bene ragazzi, questo qui era il mio mezzo presentato in maniera abbastanza veloce ma con un general overview, si dice, di tutto quello che c'è. Se volete vedere in maniera più specifica gli impianti e tutta la sistemazione che ho effettuato sul mezzo, sul mio canale trovate un sacco di video inerenti proprio a questo. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, condividetelo e per favore ragazzi iscrivetevi al canale YouTube, perché solo in questo modo mi potete aiutare a far crescere il canale e di conseguenza a creare altri contenuti utili per tutti voi, ma anche per me che mi diverto. Seguitemi poi anche su tutti gli altri social, qui in descrizione trovate tutti i link utili, anche al team Telegram, dove do un sacco di consigli e quant'altro sul fuoristrada, sul 4x4, ma soprattutto anche sulle anteprime dei video che usciranno. Ci vediamo presto allora ragazzi e ciao!